Intervista Jean Yaman. Ecco perché non faccio film d'azione. Bello, bello è impossibile. È così che le fans vedono Jean Yaman, l'attore turco che ha prestato il volto a Ferit Aslan nella soap opera Bittersweet, Ingredienti d'amore. Dopo il successo ottenuto, il protagonista in questione è approdato negli studi Mediaset su richiesta di Maria De Filippi per partecipare all'emotional show C'è posta per te. Alcune voci di corridoio poche settimane fa volevano Yaman come inviato all'Isola dei Famosi, notizia poi rigorosamente smentita dal fatto che è stato riconfermato per quel ruolo il bravissimo Alvin. Si mormora inoltre che Milly Carlucci lo vorrebbe in qualità di guest star nella nuova edizione del suo talent show Ballando con le Stelle. Ultimamente però l'affascinante attore ha rilasciato un'intervista al portale magazine Burada, nella quale risponde ad una domanda ben precisa. Per quale motivo si cimenta sempre in soap opera dallo sfondo romantico e non interpreta personaggi dal sapore più deciso? In effetti, se dobbiamo essere più precisi, Jean Yaman ha interpretato Jean Divit, un fotografo dallo spirito libero, nella serie televisiva Erkin Cikus, per poi passare ad essere un imprenditore nella già conosciuta soap opera Bittersweet, Ingredienti d'amore, e un ricco uomo d'affari nella serie Inadina Ask. Ecco in quale maniera risponde l'aitante trentenne a chi gli domanda per quale motivo non si cimenti in altri ruoli. Qualcuno mi chiede come mai io non faccia film d'azione. A me piacerebbe fare film o serie d'azione, ma le serie mafiose o violente attirano soltanto il nostro pubblico, non vengono acquistate all'estero. Invece le commedie romantiche, le serie piene d'amore, si vendono di più, perciò continuo a prendere parte a questo tipo di produzioni. C'è chi crede che fare commedie rosa sia facile, ma in realtà è tra le cose più difficili. Non è semplice realizzare questi prodotti, farli piacere al pubblico e farli durare nel tempo. Mentre giravamo Bittersweet, non immaginavamo che avrebbe avuto tutto questo successo oltre confine. Vedere in Italia le fan fuori dal mio albergo a Roma, quando è venuto per registrare C'è posta per te, alle 7 del mattino, è stato bellissimo. Ebbene, quindi, dopo le dichiarazioni rilasciate dal bellissimo attore turco, è assodato che almeno non vedremo Jean Yaman in altri ruoli. Però una cosa è certissima: molto presto potremmo ammirarlo in tutta la sua bellezza, si cimenterà infatti come modello. Nelle ultime ore è apparsa una notizia che renderà le fans del protagonista in questione molto felici. Pare proprio che l'attore turco, dopo aver terminato il militare, abbia deciso di dedicarsi al mondo della moda. In una recente intervista, Yaman ha dichiarato di aver ricevuto una proposta allettante dall'azienda DESA, la stessa con la quale curava il suo look nella soap opera Bittersweet, Ingredienti d'amore. Sembra proprio che il bel trentenne abbia realizzato insieme alla ditta in questione una linea di abbigliamento maschile, capi che proprio lui indossa nella nuovissima e scoppiettante serie televisiva. Secondo voi, Jean Yaman può essere considerato come una divinità greca, un'entità soprannaturale, oppure semplicemente è bello come il sole? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.